Mi vedete particolarmente sorridente. Io non posso dirvi nulla sui sondaggi, ma ne ho appena letto uno. E vi posso dire che siamo a un passo dalla vittoria. Al di là di quale percentuale si tratti, a quello che ho visto io sia nelle ultime settimane che nei dati, il Movimento 5 Stelle può vincere in tutti i collegi uninominali del Sud e in molti del Nord. E così possiamo raggiungere la maggioranza per governare. Il 4 marzo, se vorrete, finisce l'epoca delle poltrone, di quelli che lavorano per la gente dentro le istituzioni, e inizia l'epoca di una politica che lavora per le persone fuori dalle istituzioni, per i cittadini. Hanno fondato questo movimento che è stato dato per morto ogni 6 mesi negli ultimi 5 anni. Ogni 6 mesi ci dicevano: state per morire, è finita. Siete un fuoco di paglia, è finita. E oggi siamo qui con un consenso ancora maggiore rispetto al 2013. E se nel 2013 siamo entrati in Parlamento come opposizione, stasera finisce l'era dell'opposizione e inizia quella del governo del Movimento 5 Stelle. Ve lo ricordate il treno di Renzi? Stamattina quel signore che guidava il treno, Renzi, ha già detto: sono disposto a farmi da parte, è finita per loro, e lo sanno già. Qui non dipende più da quei signori lì. In ogni collegio di questo paese voi potrete fare la differenza decidendo se quel voto darlo a chi non ha mai governato questo paese, ma ieri ha presentato anche una squadra di governo di persone giuste al posto giusto, oppure decidere di affidarsi ancora a quelli là che ci hanno governato per 20 anni e hanno anche il coraggio di venirci a dire che vogliono cambiare le cose. Perché non le avete cambiate quando stavate governando? Perché? Perché? Ho chiesto in tutti questi mesi al centrodestra: ditemi chi è il candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. In ogni collegio il vostro voto può decidere se mandare al governo noi o mandare al governo loro, che non sono stati capaci neanche di trovare un candidato alla presidenza del Consiglio in 3. Figuriamoci se sono capaci di governare questo paese. Passeranno il tempo a litigare tra di loro. Sarà un referendum tra due idee di paese. Noi un referendum l'abbiamo già vinto. E ve lo ricordate? È stato un referendum in cui si pensava che finisse con un testa a testa e poi abbiamo avuto una bella sorpresa la sera delle elezioni. Avremo una bella sorpresa anche domenica sera, però dobbiamo impegnarci al massimo nelle prossime 24 ore nello spiegare alle persone che il loro voto fa la differenza.